Bella a tutti ragazzi e ben trovati qui nel canale YouTube Tutorial. Oggi sono qui nel mio laboratorio con questo TV CRT modificato in oscilloscopio e in questo video andremo a vedere come modificarlo. Ho già smontato questo monitor a tubo catodico. Era un monitor di quelli... non è un TV, non è un VGA, ma è un monitor che va col video composito, quindi usa uno di quei, era per una telecamera, e di una telecamera naturalmente non di quella di un po' di anni fa, e usa un sistema, niente, usa il video composito. E oggi cosa andremo a fare? Oggi invece io voglio modificarlo. L'ho già un po' modificato, però devo farvi vedere, e anche è una cosa molto semplice, ma e poi devo anche farvi, poi devo risolvere i problemi che mi sta dando, e se riesco a risolverli. E quindi, com'è che funziona? Può essere un monitor CRT, può essere usato anche come oscilloscopio, perché alla fine è un oscilloscopio analogico e una specie di monitor CRT. L'unica cosa, al posto di avere il controllo, il gioco, che è questo, no? Al posto di avere il controllo, il gioco elettromagnetico, che quindi usa un campo elettromagnetico prodotto con questi due avvolgimenti, utilizza delle placche che sono messe ai lati, tipo il tubo di Thomson, che è stato uno... Thomson è stato quello che ha scoperto gli elettroni, e lui ha costruito una specie di oscilloscopio, quello che poi diventerà l'oscilloscopio. Da qui derivano anche questi monitor per le televisioni, però è molto lungo questo tubo, e allora per gli oscilloscopi va bene quello, e è meglio quello, perché se no, con le placche si può andare molto molto più in alto di frequenza, mentre qui rimaniamo massimo 15 kHz proprio per andare a frequenze alte. E però invece se avessimo dovuto usare il tubo che viene usato per gli oscilloscopi, quindi viene detto anche statico, che usa le placche, no? Avessimo dovuto usare per i televisori, sarebbe stato un gran casino, perché avremmo avuto dei tubi che avrebbe avuto delle lunghezze di qualche metro. Vabbè, questo qui è piccolo, è un monitor piccolo, però dei televisori grandi avremmo avuto dei televisori larghi qualche metro. Quindi questo sistema ha migliorato molte cose, però a noi è un po' quindi capite già bene che non è che si venga un oscilloscopio perfetto, viene una specie di oscilloscopio, va bene, un bell'effetto, non so se volete, avete tanti di questi monitor che non sapete cosa farvene, a meno che non ci giochiate quei videogiochi retro games, ma se non fate quei retro gaming, una delle cose che potete farci per non buttarli via è proprio usarli come oscilloscopio. Io quindi, questo monitor si presenta, quindi diciamo che è ben studiato, c'è abbastanza spazio per lavorare. Questi qui sono il cavo del gioco elettromagnetico. Noi adesso vi spiego come dobbiamo andare a fare tutto per modificare. Quando un oscilloscopio si dice vettorscopio, quando abbiamo entrambi i canali, quindi colleghiamo al sinistro il canale orizzontale, questo orizzontale, mentre al verticale colleghiamo il canale destro. E in questo caso abbiamo un vettorscopio. Io invece, quindi, possiamo vedere, oltre ad avere a vedere l'onda, vediamo, cioè, tra un filo far vedere le immagini, però a me non funziona tanto questo sistema, perché il motivo è che, allora, l'orizzontale va a una frequenza di circa 15 kHz, quindi 15.000 Hz, mentre il verticale va a una frequenza di 50 Hz. Quindi capite che è un po' un problema, noi dobbiamo andare a controllare il verticale, perché noi abbiamo una linea diritta, così, normalmente, normale, senza nessun segnale. Noi dobbiamo andare a controllare l'altezza, l'ampiezza, no? L'ampiezza, ma anche, dobbiamo andare a controllare la frequenza. Quindi noi dobbiamo lavorare sul verticale,
no? Quindi non fa così. E solo che il verticale va massimo 50 Hz. E quindi non ci fate in pratica niente, no? 50 Hz sono, cioè, veramente basse frequenze, non ci potete fare molto. Allora, che si fa? Bisogna ruotare, io l'ho già fatto, vedete che qui, se no questi i collegamenti dovrebbero essere messi di qui normalmente. Io l'ho già ruotato, vi dovete ruotare di 90 gradi il giogo elettromagnetico. In questo modo noi potremo invertiamo, quindi il quello che prima era il verticale lo fa il controlla l'orizzontale, che a noi non ce ne frega, e con il verticale è un po' un casino da spiegare, comunque con l'orizzontale di prima controlliamo il verticale, quindi abbiamo invertito. Quindi dovete girarlo, quindi si va a svitare questa vite qui, facendo attenzione perché, ecco, ricordo, mi sono dimenticato di dirlo. Qua abbiamo l'alta tensione, abbiamo, io tocco, non succede niente, però dovete ricordarvi sempre almeno di scaricarlo, cioè di controllare se c'è questo. Questo qui sarà mettere a massa, qua ci abbiamo, perché cosa succede? Che noi abbiamo l'alta tensione, vedete che questo cavo rosso porta l'alta tensione che è di qualche kilovolt, viene prodotta dal trasformatore flyback, produce l'alta tensione e va qua. Perché? Come funziona? Perché il tubo è come è una valvola, in pratica il funzionamento è uguale, no? Quello di una valvola. Noi dobbiamo avere la differenza di potenziali in modo che gli elettroni che partono dalla valvola lì sopra arrivino a una certa velocità sullo schermo, se no non vedo, cioè che diventa, non riuscite a fare niente. Il problema è che quindi serve la detenzione per che una differenza di potenziale per far muovere questi elettroni, e quindi servono alte tensioni, e qui c'è una ventosa che ha un collegamento, qua dentro c'è un'armatura di metallo, di rame, non mi ricordo più se ha rame o alluminio, dovrebbe essere rame, ma dipende un po' anche dalla qualità con cui sono stati prodotti. C'è un'armatura, quindi qui si carica, qua poi fa da armatura, perché qua fa da massa, qua interno fa da positivo, quindi abbiamo comunque è un condensatore a tutti gli effetti, perché poi qua in mezzo c'è il vetro, vedo anche spesso 2 cm. Quindi abbiamo un condensatore, il vetro fa da dielettrico, questa è l'armatura negativa, l'armatura positiva interna, le due armature, quindi si rimane carico. Se noi non avessimo, comunque il condensatore funzionerebbe lo stesso anche se non ci fosse la massa qui, perché comunque con l'aria fa e l'alta tensione fa da in modo a scaricarsi a massa. Quindi se non ci fosse questo, non so se avete notato che quando spegnete sentite come una tensione che si scarica, no? Perché si sta scaricando grazie a questo. Ma se non ci fosse questo, quindi controllate bene, che porta massa, voi toccate qui, potete prendere prendete la scossa. Quindi dovete, se non c'è questo sistema, io lo faccio lo stesso perché così si scarica prima. Però voi fate semplicemente, alzate, mettete un cacciavite, lo mettete qua dentro, lo fate passare sotto la ventosa e toccate, c'è un pezzo metallico e si scaricherà immediatamente. E poi potete maneggiare tutto senza problemi. Vabbè, è logico che qui c'è, dal stadio di alimentazione c'è un condensatore, quello là sotto, quelli sono 400 volt, ma basta che non mettete le dita lì sotto, cioè è miseria. O lo scaricate, se no non andate a mettere le dita lì, bisogna anche avere un po' di intelligenza. Comunque, allora, quindi io vi faccio vedere un po' come è venuto. Io quindi ho scollegato l'orizzontale, che adesso è diventato il nostro verticale, vedete, li ho scollegati, e li controllo, li ho collegati con questo cavo schermato di un'antenna, ma va benissimo, perché essendo schermato è proprio quello che ci interessa, in modo che non ci siano distorsioni, robe strane. Poi, allora, invece qui il verticale lo lascio collegato. Allora, quindi possiamo andare ad accenderlo, così vi farò vedere. Allora, ho collegato, ho preso questo mio amplificatore, lo sapete, se non avete visto il video andatevelo poi a vedere.
Qui è l'amplificatore che è fatto con un autoradio, per capirci. Qua vedete che mi fa tutti i colori. Però io non voglio così, io voglio che me lo faccia solo verde o blu. Questo qui è meglio che lo fate con, se vi dico, non so se prendere un adesso un colore, ma se prendete quelli, prendete anche pur, tranquillamente un, se volete fare questo lavoro, un monitor bianco e nero, lo pagate pochissimo, niente, tra un po' li trovate pure buttati via, e non avete questo problema adesso che io ho, perché avendo ruotato il gioco, da quel che ho capito, avendo ruotato il gioco, vedete che qui c'erano distanziatori, sono andati tutti a farsi benedire. Io li ho cercati di rimettere, ma non sono messi bene. Bisognerebbe poi, c'era ancora una colla che teneva fermo. Quindi, e quindi devo capire. Stavo pure pensando, visto che a me interessano solo in pratica uno o due colori, interessa o il verde o il blu, io preferirei il verde, che fa più oscilloscopio, di scollegare. Devo capire qual è l'elettrodo del verde e quindi capire come scollegarlo. Però paura che sto facendo, non lo so, adesso devo capire come farlo. Il problema è che ho tutto lo stagno, ma devo toglierli tutti, poi devo fare un sistema in modo che riesca a mantenerne solo due, ma non penso, non so se funzioni. Comunque, già potete vedere, adesso possiamo, vi faccio vedere, tecnicamente funziona, vedete, adesso vi mando una canzone. Allora, quindi adesso vado a fare la prova. Ho collegato come AUX, quindi col cavo, abbiamo il cavo che va lì, abbiamo YouTube, una musica senza copyright. Andiamo. Adesso vedete, funziona. Quindi avete visto che come funziona, funziona anche bene. E ho rimontato tutto. Vedete, l'ho rimontato completamente. Ho posizionato qui, qua abbiamo l'amplificatore, qua abbiamo due casse che qui vedrete cosa ci farò, qua abbiamo un computer di merda, perché vedete com'è ridotto questo computer, guardate, vabbè, non importa, comunque con Windows XP e niente, comunque funziona lo stesso e adesso faremo un po' di esperimenti, quindi iniziamo ad accendere la baracca, aspettate che vi regolo bene l'inquadratura, ecco qua, accendiamo, allontanato un po' e risolto il problema, quindi niente, mandiamo, non so se, vabbè, l'esperimento che ve l'ho già fatto vedere, che l'ho provato, adesso andiamo un po' a fare degli esperimenti, allora io gli mando un'onda sinusoidale a 50 Hz, poi aumentiamo un po' il guadagno, ora lo sentite anche gli altoparlanti perché sono collegati, sarebbe meglio scollegarli, quindi non importa, adesso non ci dà, poi c'è un po' di rumore di fondo dovuto che siamo collegati a un PC e quindi bisogna mettere un filtro, poi non so quanto potrete vedere. Comunque vedete, non si, la frequenza di aggiornamento non è abbastanza alta, cioè questo telefono non registra almeno 50 Hz, bisognerebbe mandarlo a 50 Hz, provo a cambiare magari il telefono. E niente, anche l'altro telefono non risolve il problema, vabbè non importa, comunque, qua vedete già la prima differenza dell'oscilloscopio normale, l'onda noi in realtà vedete qui è molto sovrapposta, vedete ci sono delle, c'è la sinusoide, no, seno coseno, qui la funzione, però vedete, sono sovrapposte, questa qui è come la corrente della rete, no? 50 Hz, niente, bisognerebbe avere come gli oscilloscopi trigger si chiama, e voi regolate la manopolina e così rallentate, diciamo, cioè lo fate andare più piano in modo da vederla precisamente. Comunque, andiamo fino a dove arriviamo, mettiamo tipo 15 kHz, che era quello che doveva essere la frequenza massima. Non si vede quasi più niente, aumentiamo ancora, a parte che il volume diventa insopportabile, poi vedete già qui a 15 kHz non vedete quasi, è solo più un flusso così che va avanti, sì, non si vede più niente. Quadrato, onda quadra invece no, qua qui.
quelli da qua non vuol dire niente. Vabbè, mettiamo, vedete, c'è un rumore di fondo che è allucinante. 100 Hz. Ecco, da 100 Hz si vede bene, vedete? Da 200 Hz. Passiamo un po' il volume perché sennò mi assordo. Quindi in pratica la stessa cosa, solo che già vedete come si era già ridotto. No, vabbè, adesso così va bene. Poi se noi andiamo avanti, abbassiamo, beh no, se abbassiamo normale che diventi più basso. Ecco, vedete, così è perfetta. E l'oscilloscopio fa dei sistemi per rendervela circa sempre così, in modo che non mi dia, riusciate a vederla precisamente. Potremmo anche 400 Hz. Qui sono tutte sinusoidali attualmente, e già 400 Hz. Comunque non è per niente male. Proviamo con una quadra. No, questa qui non è quadra. Cioè lui mi dice square, ma in realtà questa qui sembra più a dente di... o dente di sega o dente... come che la chiamano? Non è una quadra questa qui. Assolutamente. Ah, abbiamo anche altri tipi. Swotton, com'è qua? Triangolare. No, Swotton non lo so bene. Triangolare così. Non è che rappresenta precisamente le onde, tipo questa qui dovrebbe essere triangolare, assomiglia molto a una sinusoidale. Cambia di... No, vabbè, un po' di cambia, ma non di quanto dovrebbe cambiare. Vabbè, basta. Comunque ci siamo capiti. Ora potremmo passare a provare con questi due altoparlanti, no? Quindi qui ho un jack proprio loro. Spacchiamo tutta la baracca. Mettiamo questi. Ok. E ora potrete sentirmi, vedere la mia voce, provenire, vedere la mia voce proprio sul nostro oscilloscopio. Bene a tutti ragazzi e ben ritrovati qui nel canale YouTube di Tutorial. Allora, in questo video andremo a vedere come costruire un oscilloscopio con un monitor CRT. È veramente molto una cosa funzionale più o meno. No, è una cosa utile per recuperare questi vecchi monitor che vengono usati sempre di meno, giustamente. E niente, vi lascio al video. Bella ragazzi, niente, come avete visto, basta parlare. Qua abbiamo le due casse, no? Vabbè, una non è collegata, cioè collegata, dovreste sentire sui altoparlanti, però vedete, sentite, però solo una è collegata naturalmente, o che le mixavo tra i due, se no solo una è collegata al monitor perché è mono. E beh, avete sentito, perché alla fine una cassa acustica, un altoparlante, si è usato al contrario e un microfono dinamico.
Qui ragazzi, allora, niente, esperimento, costruzione di questo oscilloscopio, diciamo che è conclusa, è più che altro forse un visualizzatore di forma d'onda, come che si dice. Comunque, una cosa, un esperimento interessante, soprattutto per dandogli un po' la musica, secondo me rimane un bel effetto. Poi a colori, diciamo che io volevo togliere tutti i colori, no? Volevo solo lasciare il verde, ma anche così non è per niente male. Quindi niente, è rimasto un buon risultato secondo me, e lo metterò poi qui, lo lascerò qui in laboratorio, e farò uno spazio dedicato in modo tale da anche lì un altro oggetto, un po' per visualizzare magari anche delle forme d'onda, visto che non ho un oscilloscopio. Poi quando avrò un oscilloscopio professionale, comunque è una cosa sempre da bella da vedere, cioè ci sta, dico, se avete dei monitor a tubo catodico non buttateli, ma usateli per fare questo piuttosto. Quindi ragazzi, niente, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, farò altri video, la prossima settimana dovrebbe uscire il video sul trasformatore flyback, quindi vorremmo provare a cucinare con l'alta tensione. E sarebbe una cosa interessante, diciamo. Quindi iscrivetevi al canale per seguire i prossimi nostri video futuri, e poi niente, mettete un like se il video vi è piaciuto, commentate se avete qualcosa da dire di utile, e niente, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, bella ragazzi.